Sta per iniziare, va ora in onda, la 37esima puntata di The Rock Band History, la rubrica a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Rubrica e trasmissione in onda tutti i giorni dal lunedì 1 ottobre 2012 alla domenica 7 ottobre 2012, ogni giorno a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12, cioè a mezzogiorno, e alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, CET, set, Central European Time! Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto di Saius Web Network in Saius Web Radio con il vostro caro Gianluca, che vi manda un calorosissimo ben ritrovati qui con la sua rubrica The Rock Band History, come avete appunto sentito. E per l'appunto stiamo parlando per l'ultima volta, finalmente chiudiamo anche con questa grandiosa rock band dei Queen, British Rock, naturalmente grandiosa rock band. Vi ricordo allora la nostra, diciamo così, pagina, non tanto diciamo sito, ma blog, che è appunto in www.saiuswebradio.net, e stavo per dire appunto la nostra pagina in Facebook di Saius Web Radio. Poi le nostre email sono info@saius.com e gianluca@saius.com. Seguiteci con Twitter con il nome @saius, tutto attaccato minuscolo, ci troverete, ed infine su YouTube troverete le cose caricate dal grande e mitico Saius. E appunto con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo, troverete quello che il Saius ci carica. E poi vi ricordo in particolare le nostre trasmissioni, le nostre trasmissioni in diretta web dei lunedì sera dalle ore 22, con sempre Gianluca, il sottoscritto, e Saius e Luca, che appunto ci aiutano alla regia e non solo. Bene, cari amici, riprendiamo, anzi chiudiamo con la storia dei Queen, facendo un piccolo così sunto, se possiamo definirlo tale, per quanto riguarda un po' questa mitica rock band. I Queen furono influenzati da numerosi artisti rock britannici come i Pink Floyd, mi stavo appunto impaperando per l'emozione di parlare dei Queen, i Beatles, The Rolling Stones, gli Who e gli stessi Led Zeppelin, di cui abbiamo tanto parlato anche in precedenza. E tra i cantanti più apprezzati da Freddie Mercury vi erano inoltre anche Elvis Presley, Robert Plant e Jimi Hendrix, e oltre a Liza Minnelli, Eric Clapton e Aretha Franklin. E lo stile glam della band, fatto da questi abiti bizzarri ed eccentrici, occhi truccati ed unghie laccate, nacque alla fine degli anni 60 ed ebbe come primi esponenti David Bowie ed i T-Rex. Nel corso della loro carriera la band ha toccato varie forme di musica rock, già consolidate poi nel panorama musicale, associati prevalentemente a sound progressive, art, glam rock. Attinsero tuttavia dai più svariati generi musicali, passando sia appunto dall'hard rock come Hammer to Fall al pop rock tipo in A Kind of Magic, all'arena rock di We Will Rock You ad esempio, fino all'heavy metal come Stone Cold Crazy, dal rock and roll di tipo Man on the Prowl al rock psichedelico di Get Down Make Love. Sperimentarono anche sonorità lontane dalla radice rock del quartetto, come un po' il blues di See What a Fool I've Been, un po' il dance rock di Another One Bites the Dust, il gospel ad esempio come in Let Me Live, il ragtime come ad esempio in Bring Back That Leroy Brown, il funky ad esempio in Back Chat, il folk in 39, la musica classica in The Wedding March e raramente il punk rock tipo in Sheer Heart Attack, il vaudeville, Seaside Rendezvous ad esempio un pezzo tale, e il rock sinfonico tipo in Who Wants to Live Forever. Ad esempio anche il rockabilly come nella mitica Crazy Little Thing Called Love,
il Dixieland in Good Company ad esempio, ed infine il Calypso come ad esempio nel brano Who Needs You. E questi erano un po' gli esempi dei vari generi che hanno toccato così i Queen. Uno degli elementi distintivi della musica della band sono le armonie vocali, costituite generalmente dalle voci di Brian May, Freddie Mercury e Roger Taylor, e presenti soprattutto nei loro primi dischi come A Night at the Opera e A Day at the Races. La sperimentazione sonica ha caratterizzato pesantemente le canzoni dei Queen, come ad esempio erano anche noti anche per i loro canti multitraccia allo scopo di imitare attraverso le varie sovraincisioni il suono di un grande coro. Molte canzoni scritte dal gruppo britannico videro la partecipazione dei fan, come in We Will Rock You e We Are The Champions. Alcuni critici hanno inoltre sottolineato la teatralità musicale, oltre che quella scenica, dei Queen e delle loro opere. E questo è dovuto principalmente all'uso della Red Special di May, agli elaborati cori vocali, alla potenza espressiva della voce dello stesso Freddie Mercury e al ritmo scandito da Roger Taylor alla batteria, oltre che all'armoniosa, naturalmente, diversità dei brani della band stessa. E i testi, nello sviluppo dei brani, appunto, anche i testi ebbero un'importanza fondamentale, benché tutti e quattro i membri della band venissero considerati comunque allo stesso modo. Freddie Mercury e Brian May sono comunque i principali autori dei pezzi dei Queen. Infatti, su un totale di 180 tracce, il cantante ha composto ben 51 canzoni, il chitarrista 46, mentre il batterista Roger Taylor e il bassista John Deacon sono fermi rispettivamente a 22 e 14 brani. A partire dall'album The Miracle del 1989, tutti i brani del gruppo vennero accreditati però con la dicitura parole e musica dei Queen, per cui il 35 tracce non hanno un autore ben definito. 8 canzoni invece sono sorte dalla collaborazione di due membri della band. Tra i brani che hanno autore esterno al gruppo vi sono Doing Alright dell'album Queen del 1973, che risale al tempo della collaborazione tra May e Tim Staffel degli Smile. Under Pressure, inserita in Hot Space del 1982, è frutto della collaborazione tra i Queen e David Bowie, incontratisi presso i Mountain Studios di Montreux. E Too Much Love Will Kill You è stata scritta da Brian May, Elizabeth Lamers e Frank Maskers ed inserita in Made in Heaven del 1995. E All God's People nell'album Innuendo del 1991 venne scritta da Freddie Mercury con Mike Moran come coautore. Diciamo che le influenze dei vari artisti, inizialmente un po' disprezzati da molti critici, soprattutto negli Stati Uniti d'America, i Queen sono stati in seguito rivalutati per aver influito su vari artisti successivi, naturalmente di vari generi, come il glam rock, l'hard rock, l'heavy metal, appunto, il pop rock, nonché il progressive rock e il pop stesso. Molti musicisti di differente stile, anche e nazione e generazione, hanno dichiarato di ispirarsi in buona parte a questo gruppo londinese. E fra i vari artisti che potremmo anche citare abbiamo i Def Leppard, i Dream Theater, gli Extreme, i Foo Fighters, Frankie Goes to Hollywood, i Guns N' Roses, gli Halloween, i Judas Priest, i Kansas, i Keane, gli Iron Maiden, i Maniac Street Preachers, Marilyn Manson, i Metallica, George Michael, i Muse e tanti altri ancora, i Queen's Rice, Radiohead, Robin Williams stesso, Steve Vai e tanti altri, appunto The Smashing Pumpkins, Blind Guardian, Ben Folds. Michael Jackson, amico di Freddie Mercury, nei primi anni 80 citò l'album Hot Space come ispirazione per Thriller, a cui doveva partecipare anche Mercury stesso. E il gruppo è stato anche considerato ispiratore del, diciamo così, metal neoclassico del chitarrista Yngwie Malmsteen. Inoltre Lady Gaga nel 2009 ha dichiarato che il suo nome, naturalmente il nome d'arte, è un chiaro riferimento a Radio Gaga dei Queen. E numerose canzoni dei Queen sono spesso state riprodotte come cover da altri artisti, come nel 1991 in Metallica realizzarono una reinterpretazione di Stone Cold Crazy da Sheer Heart Attack del 1974, brano spesso citato come predecessore dello speed e del thrash metal. Altri artisti hanno registrato in studio nuove versioni dei brani della band britannica, come Weird Al
Jankovic, Another One Bust the Dust, The Braids con Bohemian Rhapsody, Levek con One Vision, Nine Inch Nails con Get Down e Make Love, Lemmy Kilmister con Tie Your Mother Down, Yngwie Malmsteen con Keep Yourself Alive, Dwight Yoakam con Crazy Little Thing Called Love, Travis con Killer Queen e The Flaming Lips con Bohemian Rhapsody. I concerti sono dal 1970 all'86, quindi sono stati protagonisti di 707 concerti. 707 concerti, pensate un po'. E diventando una delle band di maggior successo dal vivo degli anni 70 ed 80, la prima esibizione in pubblico fu a Truro il 27 giugno del 1970 in un concerto di beneficenza per la Croce Rossa, quando Mercury, Taylor e May erano completati da Mike Gross. L'ultimo concerto tenuto dai Queen al completo prima della malattia che debilitò appunto Freddie Mercury fu quello di Greenwood il 9 agosto 1986 davanti a 120.000 spettatori. Dal 1973, con l'uscita del primo album Queen, fino al 1986 dopo A Kind of Magic, la band organizzava un tour dopo ogni album, pensate un po', naturalmente davvero prodigiosi. E questa consuetudine fu poi interrotta sul finire degli anni 80 a causa dei primi sintomi della malattia di Mercury. I Queen tennero negli Stati Uniti quasi 250 concerti e nel Regno Unito circa 200. In questa classifica vi sono in seguito poi anche Germania e Giappone, rispettivamente con 55 e 51 spettacoli. L'esibizione con il maggior numero di spettatori si tenne a Rio de Janeiro per il Rock in Rio, con circa 250.000 paganti. E il concerto con la minore affluenza invece fu quello del 28 gennaio del 1972 nel Bedford College di Londra, dove il gruppo si esibì davanti a sole 6 persone. Pensate un po'. Il gruppo, per l'importanza che attribuivano alle varie esibizioni live, diede molta enfasi alla costruzione dei loro concerti. La prima metà della scaletta era caratterizzata da canzoni hard rock e brani molto veloci, seguita poi da pezzi più tranquilli, oltre che da improvvisazioni di soliste di May e Taylor, e per concedere poi brevi pause all'evento per poi ritornare a brani emotivamente più impegnativi e i loro cavalli di battaglia. Freddie Mercury voleva che ogni esibizione della band fosse uno spettacolo unico ed originale, avvicinandolo così ad un'opera teatrale nel vero senso della parola, grazie anche alle sue doti di improvvisazione, oltre che naturalmente agli altri membri del gruppo. I molti costumi, naturalmente molto stravaganti, accompagnavano un catalogo di canzoni imponente e molto vario, utilizzando poi sistemi audio multipli, enormi apparecchi di illuminazione, numerosi effetti speciali, con notevoli giochi di luci, nebbie artificiali e fuochi d'artificio. Come cantante, Freddie Mercury era capace di creare uno stretto legame con il pubblico, caratteristica ammirata da numerosi artisti come lo stesso Bob Geldof, David Bowie, George Michael, Kurt Cobain e Robbie Williams. Mercury sapeva interagire con il pubblico, facendolo realmente partecipare al concerto, indipendentemente poi dalle dimensioni della manifestazione, riuscendo con la sua dinamicità e le sue, diciamo così, danze ad affascinare e a conquistare il pubblico stesso. E il microfono, che spostava per tutto il palco e che doveva essere necessariamente grande, talvolta era anche composto da scale e da rampe, veniva usato per le sue coreografie e divenne parte integrante della sua presenza scenica. Bene cari amici, anche per oggi è davvero tutto, abbiamo finito anche con questa grande rock band, con i Queen appunto, che hanno fatto davvero grande rock ispirando vari gruppi. Vi ringraziamo, vi ringrazio personalmente per avermi ascoltato per quest'altra puntata, l'ultima dedicata ai Queen, e vi rinnovo l'appuntamento qui sempre su Saiuz Web Network, www.saiuzwebradio.net. dal vostro Gianluca è davvero tutto anche per quest'altra puntata, e alla prossima, grazie a tutti e ciao.